Un composto avente massa molecolare 28,04, massa relativa, evidentemente, se non è indicata nessuna unità di misura, è formato da idrogeno e carbonio in rapporto di combinazione fra gli atomi 2 a 1. Allora, idrogeno e carbonio in rapporto 2 a 1. Idrogeno. Il carbonio, il rapporto 2 a 1. Beh, in genere si scrive prima l'atomo di carbonio, 1, prima l'atomo di carbonio e poi l'atomo di idrogeno. Se noi andiamo in tavola periodica a individuare le masse atomiche relative, idrogeno 1 e 008, carbonio 14, 12 e 011. Allora, la massa atomica del carbonio è 12 e 0,11, la massa atomica dell'idrogeno è uguale 1,008. Quindi la massa è, diciamo, la massa molecolare, se la molecola fosse C2H2, C, no. Non C2, ma C. CH2, sarebbe, corrisponderebbe essere la massa atomica del carbonio sommata 2 volte la massa atomica dell'idrogeno, uguale 12. 0,011 più 2 per 1,008 uguale. Allora, il doppio di 1,008 è 2,016 da sommare a 12,011. Quindi 14 0,016 più 0,11 27 0 0,27 e non ci troviamo, ci vogliamo, si vede che occorre un multiplo. Allora, noi possiamo raddoppiare il rapporto di 2 a 1, mantenendo il rapporto, considerare 4 a 2, che vuol dire modificare la formula da CH2 a C2H4, che vuol dire raddoppiare 2 volte la massa atomica del carbonio e 4 volte la massa atomica dell'idrogeno, che significa moltiplicare per 2 questo valore. Moltiplicare per 2 questo valore. E questo ci porterà a 28,0. Va bene, con queste approssimazioni viene 0,5. Se manteniamo la seconda decimale, viene 0,5. E vabbè, è un errore dovuto alla sola approssimazione. 0,5 perché 4, sì, 2, 7, 14, 2, 2, 4, 1, 5. Seconda decimale, d'accordo, approssimiamo eliminando la cifra successiva. Quindi la formula del composto è C2H4.